Intervistiamo il professor Vitti, sempre nell'ambito di Viareggio Incontri, per questo incontro appunto dal tema cibo, sesso e cervello. Ecco, di cosa parlerete? Sinceramente non lo so, vedremo che cosa succede nel corso della serata. Certo, sono moltissimi legami tra disfunzioni dell'obesità e disfunzioni sessuali. Naturalmente sappiamo tutti quanto il cervello sia importante per una normale attività sessuale. Credo che quindi gli argomenti di discussione non mancheranno e credo che potremo fare anche un dibattito piuttosto vivace, così lo spero almeno. La ringrazio. E adesso torniamo dal professor Ubaldo Monuccelli, sempre per sentire quale sarà, ecco, il suo contributo a questo incontro. Ma diciamo il contributo del cervello, non che io sia il cervello, magari sono gli altri il cervello, ma io, interessandomi dal punto di vista clinico del cervello rispetto al cibo, cioè all'alimentazione e al sesso, sicuramente ha un ruolo fondamentale, e stasera cercherò di illustrare l'importanza del cervello proprio come fattore fondamentale per le scelte alimentari sbagliate o corrette e per le scelte sessuali, che sono sempre, ormai si dice che sono sempre corrette. Da un punto di vista sessuale è accettato e accettabile pressoché tutto, dal punto di vista alimentare no, dal punto di vista alimentare assolutamente no. Ci sono ormai tutta una serie di dimostrati legami fra il cervello e l'alimentazione. Voglio solo concludere, se no vi dico tutto ora, che alla fine il nostro cervello, che è molto economico, molto economicista, come il nostro ministro Tremonti, in qualche modo tende a risparmiare e ha un unico centro del piacere, che è stimolato in modo seppur diverso sia dall'alimentazione, e il risultato è naturalmente l'obesità, fino alla grande obesità, 200 kg eccetera, e anche dall'attività sessuale, come è ovvio che è uno degli... E entrambi sono istinti, sono elementi che portiamo nel nostro DNA come specie, e naturalmente la sede è il cervello, anche ovviamente se gli operatori sono diversi, la bocca eccetera eccetera, non entriamo in ulteriori dettagli. Ritorniamo col professor Vitti per continuare quello che è stato detto dal professor Bonuccelli. Devo dire che mi ha stimolato, perché in effetti lui ha parlato molto bene di come siano stretti i legami tra cervello e alimentazione. E io volevo proprio dirvi come al giorno d'oggi ormai anche la ricerca clinica si sia molto specializzata su questo, e ormai conosciamo alcuni dei difetti proprio del sistema nervoso centrale che portano poi ad una alterazione dell'alimentazione e quindi a un accumulo di peso che porta all'obesità, e questa poi a sua volta influenza moltissimo il desiderio sessuale e la capacità, soprattutto nel maschio, di svolgere correttamente un'attività sessuale. Grazie per la precisazione ulteriore.